È morta sul Gran Sasso, precipitando lungo 300 metri di cresta, quella che va da Campo Imperatore a Pizzo Cefalone, all'altezza del Passo della Portella. Claudia Sius, questo è il nome dell'escursionista tedesca, originaria di Francoforte sul Meno, di anni 46, scivolata sulle rocce del massiccio durante un'escursione in una zona che, secondo gli esperti, non è particolarmente pericolosa. I tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico hanno raggiunto il canale dove la donna era precipitata, con l'elisoccorso del 118 e trasferito a bordo con il verricello la salma, poi trasportata all'ospedale regionale San Salvatore dell'Aquila. La dinamica esatta è ancora da accertare, perché all'arrivo il marito della vittima non era sul posto, forse sceso a valle in cerca di aiuto. Ad allertare i soccorsi sono stati due alpinisti che percorrevano lo stesso sentiero e hanno visto la donna precipitare lungo la parete rocciosa. La donna era equipaggiata con attrezzatura da montagna e ha probabilmente messo un piede in fallo. Dall'equipe di medici è arrivata la conferma che è deceduta sul colpo per i gravi traumi riportati nella caduta. Si tratta dell'ennesima vittima del Gran Sasso. Qualche mese fa, infatti, sul Monte Prena, a perdere la vita era stata una giovane madre, travolta da una valanga di detriti e acqua a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Gli esperti continuano a raccomandare la massima prudenza.